A seconda che il corpo sia oscurato in toto o in parte, si parla di eclissi, quella totale quando il corpo è completamente oscurato, quella parziale quando il corpo è solo parzialmente oscurato, quella anulare quando il disco occultante oscura totalmente la sorgente luminosa, tuttavia l'osservatore vede una porzione maggiore e di forma anulare di quest'ultima perché si trova ad una distanza maggiore della fine del cono d'ombra. Ci sono due tipi di eclissi, quella lunare e quella solare. Si parla di eclissi lunare quando la luna si trova nella fase di plenilunio, mentre attraversa il cono d'ombra creato dalla Terra. La durata dipende dal tempo impiegato dalla luna a percorrere tutta la parte di spazio in ombra. Quando la luna non si trova esattamente nella posizione nodale, entra solo parzialmente nella zona d'ombra e si avrà un'eclissi parziale. Si parlerà di eclissi di penombra invece quando la luna attraversa il cono di penombra. Le eclissi di luna si possono vedere a occhio nudo da qualunque punto della superficie terrestre, dove la luna sia sopra l'orizzonte, a patto che non vi sia inquinamento luminoso. Premesso che le eclissi totali di luna hanno nella loro bellezza, direi, l'elemento dominante del nostro interesse. Voglio dire, un'eclissi totale di luna la si guarda per lo più perché è un fenomeno bellissimo. Tuttavia c'è una interessante connessione scientifica, anche perché le eclissi di luna totali permettono di vedere la Luna solo grazie al fatto che la luce del Sole, che non dovrebbe più raggiungere la Luna, essendo il satellite perfettamente all'interno dell'ombra terrestre, purtuttavia si lascia vedere questa Luna. Perché? Perché la luce solare filtra attraverso il guscio atmosferico. In poche parole, se durante l'eclissi totale di Luna io andassi sulla Luna, cosa vedrei? Vedrei una sagoma oscura, la Terra, che largamente ricopre la posizione dove c'era il Sole, e intorno alla Terra vedrei un'aureola rossa, perché la radiazione solare, filtrando attraverso l'atmosfera terrestre, raggiunge in quel modo indiretto la Luna, soprattutto la componente rossa, da cui il colore. Va da sé che le condizioni della nostra atmosfera nel momento in cui avviene l'eclissi si fanno sentire. Se c'è un'atmosfera più torbida, penso alle epiche eruzioni di certi vulcani, quello ovviamente ha un impatto perché l'atmosfera ovviamente è meno trasparente e ci sono eclissi che sono messe chiaramente in relazione, in correlazione a questi importanti fenomeni atmosferici. Quindi, per dare per chiarire meglio ancora questo aspetto, le condizioni dell'atmosfera si riflettono e come sul modo in cui noi vediamo l'eclissi. Ci sono eclissi dove la Luna a momenti quasi svanisce nel suo colore, proprio perché arriva poca luce, ed eclissi invece che restano più luminosi. Quindi sarà un po' come vedere indirettamente le condizioni dell'atmosfera attraverso la luce residua che giunge fino alla Luna durante la fase totale.